La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani si è conclusa nella Basilica di San Paolo Maggiore, retta dai padri Barnabiti. Questa volta era la comunità cattolica che invitava alla celebrazione del Vespro, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi, gli esponenti delle altre confessioni cristiane. Abbiamo il fermo dovere di cercare l'unità, ha detto l'arcivescovo introducendo la celebrazione, ma abbiamo anche la gioia di poterlo fare, la consapevolezza di vivere in una stagione così importante in cui capiamo l'urgenza di essere uniti. Sperimentiamo quella forza di Dio, ripartiamo assieme, protestanti, ortodossi, cattolici, ripartiamo assieme dalle opere di misericordia, dai più poveri, dai più abbandonati, da quei tanti che bussano alla porta del nostro cuore. Diceva il patriarca Atenagoras, metto in rilievo con tutta la mia forza che non ci sia cosa più dolce per l'uomo di avere dialogo con l'altro e non c'è maggior sfortuna per l'uomo di non essere in dialogo con l'altro. Se il mondo è diviso, questo è dovuto alla mancanza di dialogo tra le persone. La celebrazione ha avuto luogo nel contesto della festa della conversione dell'Apostolo Paolo, titolare della Basilica. Il coro della comunità anglicana e le monache della famiglia della Visitazione hanno sostenuto il canto della celebrazione. In presbiterio, insieme all'arcivescovo, i sacerdoti ortodossi dei patriarcati di Costantinopoli, Georgia, Mosca e Romania e i pastori delle chiese valdometodiste e avventista. Il padre Dionisios della Chiesa greco-ortodossa ha tenuto l'omelia, commentando il brano della prima lettera di Pietro, scelta come base di riflessione per la settimana di preghiera in tutto il mondo. Siamo il popolo che Dio ha acquistato per sé. Nulla ci unisce umanamente parlando, ha rilevato il sacerdote. Abbiamo lingue, culture e tradizioni diverse, eppure Dio ha fatto di noi il suo popolo. Noi siamo suoi. Proprio la diversità delle nostre origini ci deve persuadere che l'unità dei credenti ha come unico possibile fondamento la fede in Cristo, il Figlio di Dio benedetto, crocifisso e risuscitato il terzo giorno, che effodendo sugli uomini lo Spirito Santificatore è stato costituito come l'unico e necessario Salvatore del mondo. Allo stesso tempo, riconosciamo che l'impegno per la piena riconciliazione dei cristiani è parte stessa della nostra identità, perché il cristiano in sé non esiste, esiste solo come parte di un popolo. Padre Dionisio ha sviluppato poi il tema del sacerdozio regale del popolo di Dio. Il sacerdozio in sé appartiene solo a Cristo, l'unico degno di stare al cospetto del Padre e di intercedere efficacemente per tutti gli uomini. Ma per l'unità di Cristo con il suo popolo, questa funzione sacerdotale diventa anche nostra e possiamo stare alla presenza di Dio per offrirgli le parole, i sentimenti, il sacrificio del suo Figlio. E dunque Cristo, il nostro centro di unità, il senso stesso del nostro esistere come popolo. Senza di Lui, il nostro culto sarebbe un balbettio perfino arrogante. Senza di Lui e senza la potenza del suo Spirito Santo, la nostra comune lettura delle Sacre Scritture sarebbe un mero esercizio letterario. Senza di Lui, il nostro essere insieme sarebbe solo un inconcludente esercizio di diplomazia, o peggio ancora, una specie di photo opportunity o una selfie sorridente quando inutile. La registrazione integrale dell'omelia dell'archimandrita Dionisio è disponibile sul nostro canale YouTube 12 Porte Bo. La celebrazione si è conclusa con un gesto di riconciliazione e con la condivisione di un rinfresco offerto dalla comunità dei Barnabiti.